Così l'anello del potere è stato trovato. In tutti questi lunghi anni è stato nella contea, sotto il mio naso. E non hai avuto la capacità di riconoscerlo. Il tuo amore per la foglia pipa dei mezzuomini ti ha rallentato il cervello. Ma abbiamo ancora tempo. Tempo per contrastare Sauron, se agiamo in fretta. Tempo? Quanto tempo credi che abbiamo? Abbiamo ricevuto il mandato presidenziale di assistere i russi, nostri partner nella Stazione Spaziale Internazionale. E vi assicuro che risolveremo questo problema. È solo un intoppo. Non è per le vacche. Un uomo non può dire a un altro uomo dove andare in queste terre. Il ghigno beffardo dello sceriffo non mi va giù. E non lasceremo che un ranciero e il suo sceriffo ce ne tolgano! Non dovresti essere qui, a guardare l'album. Io voglio sapere, nonno. Sei diventato grande ormai. È ora che tu sappia la storia. D'accordo, cominciamo. Era l'anno 1832. Ed era una notte simile a questa. E allora trovateli e riportateli sotto la cupola! E per evitare altre fughe voglio degli squadroni della morte che pattuglino il perimetro a tutte le ore. 10.000 uomini tosti e 10.000 papamosce per far sembrare gli uomini tosti ancora più tosti! Ecco come li voglio disposti. Tosto, tosto, papamoscia, tosto, papamoscia, papamoscia. Tosto, tosto, papamoscia, papamoscia, tosto, papamoscia. Signore, temo che il potere l'abbia fatto impazzire. Ma è ovvio! Hai mai provato a impazzire senza potere? Non ti sente nessuno! Non fa niente. L'amore che tu provi per lei è tuo, appartiene a te. Anche se lei lo rifiuta, questo non cambia le cose. Non ne sa approfittare. Tutto qui. Ciò che tu dai, Momo, è tuo, per sempre. Ciò che tieni è perso per sempre. Non diranno ai redattori delle loro riviste di non pubblicare storie su di lei. Vivono di questo. Comunque, che facciamo con tutte queste altre volgari riviste su cui lei appare sempre mezza nuda o in procinto di entrare in qualche centro di riabilitazione? Minaccio anche loro? No, ti assicuro che non appena Gemma arriverà ho tutte le intenzioni di farle una bella ramanzina. E quella cintura ha tutti gli attrezzi che ti servono. Mi pare che questi stivali abbiano ancora aderenza sufficiente. Serve aderenza per lavorare le tubature. Grazie. Allora, questo armadietto è tuo. Ci puoi mettere le scarpe, quello che ti pare. Va bene? D'accordo. Dai, proviamo questo. Hai un bel testone. Il messaggio deve essere letto su tutti i giornali, trasmesso da ogni radio, visto in ogni televisore. Il messaggio deve risuonare in tutto quanto l'Interlink! Voglio che questa nazione capisca che siamo sul baratro dell'oblio. Voglio che tutti gli uomini, le donne e i bambini capiscano quanto siamo vicini al caos. Sciocchi incoscienti! Vi avevo avvertiti! Vi avevo avvertiti! Ora ci avete esposti a un rischio incalcolabile. E posso chiedervi se avete almeno salvato due? Certo che no. Per seguire questa assurda follia avete messo tutto a repentaglio. Ma perché due è stato mandato là fuori? Per mio conto, a esplorare. Ho sentito parlare di una baldracca di nome Charlie la principessa. Sei tu, bellezza? Non cambierà niente. Se mi lasci vivo, ti darò la caccia. Mia moglie Frances ha messo al mondo 14 figli. Solo 7 ce l'hanno fatta. Mia figlia Rose vive con me. E Frances è morta 11 anni fa. Dov'è la tua famiglia? Questo registro che Fletcher mi faceva tenere per suo marito è un resoconto di declino, rovina, degno di essere paragonato al grande Gibbon. Ne esiste tuttavia un altro che tenevo per il tornaconto del signor Carney, nel quale sono registrate tutte le bestie grasse e senza marchio. Beh, è una cosa grave, ma lui non è rimasto colpito da un fulmine. Un fulmine non colpisce una persona come se colpiti da una palla da baseball o un cavolo. Un fulmine è semplicemente elettricità.
La nuvola è arrabbiata. Si prepara il temporale. Tutti gli elettroni stanno dicendo: io ti lascio. Vado nel paese delle opportunità. La Terra dice: sì, ci occorrono elettroni esperti in scienze, proprio come voi. Venite, venite, benvenuti. Le due parti costruiscono ognuno una scala. Quell'uomo va fuori a guardare il temporale. Lui non vede le scale invisibili. Quando le scale si incontrano, boom! Il circuito si chiude e tutti gli elettroni corrono verso il paese delle opportunità. Quell'uomo gli intralcia la strada! Però è molto raro avere un tale incidente.